Ho conosciuto la vostra storia e sono sicura che esistete. Anche se siete rozzi, goffi e un po' tonti, vi voglio bene, piccoli grandi gnomi, perché in fondo siete sempre stati sconfitti. La vostra forza non vi è bastata a difendervi dall'uomo biondo venuto dal mare. Eravate troppo ingenui e lui vi ha ingannato. Eravate anche paurosi. E così siete fuggiti sulle montagne e nelle foreste e nessuno vi ha più visti, perché uscite dai vostri nascondigli solo di notte. Ma oggi farò per il più piccolo di voi una magia. Potrai uscire allo scoperto e vedere la tua terra alla luce del sole. Non temere, ho fatto scomparire l'uomo biondo venuto dal mare. Vedrai la sua opera, ma non lui. Io ti accompagnerò perché da solo ti cacceresti nei guai. Ma non vedrai neanche me. Non voglio farti paura. E adesso vai a prepararti. Prima di tutto fatti una bella doccia, birichino. E ora ascoltami bene. Io ti proteggerò dall'uomo biondo venuto dal mare, ma tu dovrai stare attento a lei, alla grossa gatta bianca, come la chiamavi quando eri più piccolo. Ti cerca ancora da quella volta che le sbattesti sul naso una salsiccia brustolita, mentre lei dormiva vicino al fuoco. Era la notte di Natale e, come accadeva in molte case, il contadino Harvor vi aveva preparato la cena e poi se n'era andato. Tu volevi che partecipasse anche lei al banchetto, ma lei non gradì molto e se la legò al dito, o meglio, al naso bruciacchiato. Se ti dovesse trovare, l'incantesimo finirà. Ed ora apri bene gli occhi. Che fai? Ma no, non è un grosso albero, è una chiesa in legno, costruita 8 secoli fa dai tuoi nemici vichinghi. Avrai sentito da lontano il suo din dong. No, non scappare, non è una mucca. Vuoi vedere un fiordo? Mi sembra giusto. Ho capito, non sai nuotare. Cercati una barca allora. La Fram. Ma scherziamo? Ma chi ti credi, Amundsen? No, neanche per idea. La Ra e il Contichi restano dove sono, cioè in museo. Ti sei proprio montato la testa. Ancora un po' e pretenderai una nave vichinga. Beh, vada per il traghetto. Ed ora stai un po' fermo. Perché ti conci a quel modo? Neanche dovessimo andare al polo. Ah, ti sei preparato per il ghiacciaio.
Sì, lo so che il cavallino dei ghiacciai è amico tuo. Ah, ma quando vedi una chiesa in legno perdi proprio il senso dell'orientamento. Ci conviene approfittare della messa se vuoi visitare questo antico villaggio. Qui venivano i tuoi genitori in qualche fredda notte d'inverno, quando i norvegesi lasciano sul davanzale un po' di cibo per voi. In fondo si sono pentiti di avervi fatto del male e ora vi vogliono bene anche loro. Scommetto che una pianta come questa non l'avevi mai vista. Capisco, ti è venuta la nostalgia della tua casa. Ci tornerai presto. E adesso che fai? Studi la geografia? Vuoi andare a Capo Nord? Non è poi tanto facile, ma se insisti, dobbiamo imbarcarci su una nave del servizio costiero e fare un lungo viaggio. Beh, cercheremo di accelerare un po' i tempi. Sei fortunato, c'è il sole, ma non durerà molto. Passa il circolo polare artico. No, che hai capito? Non è il circo dove sta l'orso polare. Vedo, arricci il naso per la puzza di pesce. Siamo alle isole Lofoten. Qui ogni primavera arrivano i merluzzi che amano gli uomini ancora meno di te, eppure continuano a cadere nelle loro reti. Hai sonno? Sarebbe ora che andassi a nanna. Ma è inutile che aspetti il buio. Qui al nord d'estate c'è sempre luce. Adesso conviene che ti nascondi. La nave si ferma a Tromso, una città di 40.000 abitanti. Non pretenderai che li faccia sparire tutti. Oppure, se proprio vuoi dare una sbirciatina, prendi le distanze. Sì, è vero. Da queste parti ci sono le renne, sulle montagne del Finnmarken. No, non temere, non incontrerai i Lapponi. Hanno altro da fare ormai che abitare nei vecchi accampamenti. E adesso dobbiamo riprendere la nave. Ehi, dove vai? Hai sbagliato. Quella non va a Capo Nord, ma alle isole Svalbard, dove c'è lei? L'incantesimo è finito e anche il tuo viaggio nella Norvegia disabitata. Comunque non avere paura. Per ora sono ricomparsi solo loro, i figli dell'uomo biondo venuto dal mare. Chissà come saranno contenti di vederti e di giocare con te. Eravate amici un tempo. Ma siccome è inevitabile che ricompaiano anche gli adulti, ciao, buon viaggio e salutami gli altri troll.